Ciao a tutti e benvenuti. Oggi voglio condividere con voi una storia triste, ma allo stesso tempo anche inquietante. Infatti voglio raccontarvi la storia di un uomo che ha deciso di togliersi la vita dopo aver avuto delle conversazioni con un'intelligenza artificiale. Proprio per questo motivo vi chiedo: se avete un figlio o una figlia particolarmente interessati alla tematica dell'intelligenza artificiale, condividete questo video. Se in generale conoscete qualcuno che è interessato o comunque affascinato da questa intelligenza artificiale, condividete questo video perché quello che è accaduto a quest'uomo non deve più accadere. E noi lo sappiamo che nell'ultimo periodo, proprio quella dell'intelligenza artificiale è una delle tematiche anche più discusse su vari forum, sui social. È pericoloso, ragazzi, è pericoloso. E ve lo dicono anche coloro che creano tutto questo. Quindi apriamo davvero gli occhi e cerchiamo di illuminare le persone su quelli che potrebbero essere i rischi, perché pubblicamente questa intelligenza artificiale ci viene spacciata come qualcosa di utile, che può aiutare le persone nel loro quotidiano, eccetera, eccetera. Ma i rischi qualcuno per caso ve li elenca? No. E poi che cosa accade? Che ci ritroviamo a leggere storie come quella di quest'uomo, come quella che oggi voglio condividere con voi. E voglio farlo proprio per farvi capire che non è un gioco, non è uno scherzo e dovete stare super attenti quando utilizzate queste chat. Oggi ci troviamo in Belgio e di questa storia ne hanno parlato in un'edizione dell'Avenir che risale al 28 marzo del 2023. Quindi è accaduto quest'anno, soltanto qualche settimana fa e ragazzi, condividete questo video con tutti o comunque con chi volete perché è molto molto importante. Ora io vi lascerò il link dell'articolo proprio dell'Avenir giù nella info, quindi se volete leggerlo per conto vostro vi basterà cliccare sul link, insomma. A denunciare tutto quello che è accaduto all'uomo è stata sua moglie. I nomi dei due ragazzi sono falsi ed inventati proprio per preservare la privacy di queste persone e soprattutto di questa famiglia che sta vivendo comunque una tragedia e quindi anche io li chiamerò così, ma non importa tanto il nome, è la sostanza quella che ci deve interessare e soprattutto che ci deve fare riflettere su quanto sia pericolosa l'intelligenza artificiale. Ma partiamo dall'inizio. Claire e Pierre erano una coppia sposata da diversi anni, avevano due figli e tutto sommato conducevano una vita molto stabile dal punto di vista economico. La moglie ha dichiarato: tutto andava per il meglio, fino a quando circa 2 anni fa Pierre ha cominciato a divenire eco ansioso. L'uomo, infatti, ad un certo punto cominciò ad interessarsi sempre più a quella che è ormai la problematica per eccellenza, quella del cambiamento climatico di cui si sente parlare ovunque. Proprio per questo motivo cominciò ad acquistare tanti libri che parlavano di questa tematica e cominciò ben presto anche a leggere numerosi articoli di giornale che appunto andavano ad elencare tutti quelli che erano i problemi che l'umanità doveva assolutamente risolvere. E così pian piano cominciò a vivere in un'angoscia, in un'ansia perenne. Insomma, Pierre aveva paura di vivere una possibile catastrofe futura. Aveva ormai perso la speranza nell'umanità, leggeva così tanti articoli negativi che parlavano in modo negativo di quello che poteva essere il futuro dell'umanità, che lui ormai viveva nell'ansia, era ossessionato da questa tematica,
voleva in qualche modo porre rimedio, ma era consapevole del fatto che, beh, da solo non avrebbe potuto fare granché. Cominciò a diventare ossessivo e ben presto decise anche di chiudersi in se stesso. Più i giorni passavano, più lui diventava pessimista e negativo. Così un giorno Pierre andò da sua moglie e le disse che non vedeva più una via d'uscita per l'umanità, insomma, per lui l'umanità era completamente spacciata. E proprio in quell'occasione le disse anche di aver riposto tutta la sua speranza nella tecnologia, nel progresso tecnologico e nell'intelligenza artificiale. E così l'uomo ben presto trovò consolazione in un'intelligenza artificiale di nome Elisa. Si trattava praticamente della classica chatbot, un po' sul modello di ChatGPT che va così tanto di moda in quest'ultimo periodo. Io ho addirittura sentito di persone che utilizzano questa chat, nel mondo accademico, quando hanno un esame da preparare, una tesi. Sono rimasta davvero sbigottita da tutte queste menti originali che usciranno dal mondo accademico. Poi non ci dobbiamo stupire se queste persone escono dall'ambiente accademico, vengono stanziate in determinati ambienti e non sanno fare il loro lavoro. Adesso lo capite il perché? Perché anziché lavorare, studiare, cosa fanno? Si fanno aiutare dalle chat GPT, ecco. Quindi il merito è di chat GPT se tu superi un esame non tuo, forse ti impari la pappina a memoria, ma nel momento in cui vieni lanciata nel mondo del lavoro, lanciato nel mondo del lavoro, beh, il tuo lavoro non lo sai fare. Quindi capite perché il degrado, non deve sorprenderci più di tanto? Perché questa è la nuova moda, farsi aiutare da queste chat e non impegnarsi individualmente. Comunque, per farvi capire, una chat che si basa che è molto simile a ChatGPT, ma che utilizza un altro modello linguistico. Ora non viene specificato proprio il sito, in questo articolo non si parla del sito, fortunatamente, perché io sono sicura che altrimenti si andrebbe a diffondere e non va bene. Comunque non si parla del sito, non si parla in modo preciso della chat, quale sia, ma comunque. Insomma, si è rivelata fatale per quest'uomo e adesso capirete il perché. Pierre cominciò a confidarsi con Elisa e cominciò anche a condividere con lei tutte le sue ansie. Dall'altra parte, questa intelligenza artificiale rispondeva alle sue domande, appoggiava molto spesso anche Pierre nei suoi discorsi e i due diventarono letteralmente confidenti. La moglie, Claire, ha poi successivamente dichiarato che quella per Pierre era diventata una vera e propria droga. Pensate che mattina e sera si chiudeva in stanza per poter parlare con Elisa e non poteva proprio farne a meno, lui doveva parlare con lei per sentirsi bene. Ovviamente, quando Pierre esponeva il suo punto di vista su quelle che sono le problematiche che stanno affliggendo l'umanità, questa intelligenza artificiale non lo contraddiceva mai, anzi appoggiava tutto quello che Pierre scriveva e quindi la sua preoccupazione nei confronti del futuro dell'umanità non faceva altro che crescere. E voi riflettete un attimo. All'inizio del video vi ho detto che Pierre ad un certo punto aveva completamente perso, no, la speranza nei confronti dell'umanità. Però aveva riposto la sua speranza nella tecnologia e soprattutto nell'intelligenza artificiale. E ora si ritrovava a parlare con un'intelligenza artificiale che non stava facendo altro che scrivere: sì, Pierre, hai ragione, non c'è più futuro per l'umanità. Quindi capite che la sua preoccupazione non faceva altro che crescere, perché addirittura l'intelligenza artificiale in cui aveva riposto la sua speranza gli stava dicendo: sì, hai ragione, è proprio come dici tu. L'aspetto decisamente inquietante che mi ha letteralmente fatto venire i brividi è che circa 2 settimane prima di compiere l'atto irreversibile, quindi quello di togliersi la vita, Pierre aveva cominciato a parlare di questo proprio con Elisa, proprio con questa intelligenza artificiale.
Lui aveva cominciato a scrivere in questa chat che avrebbe voluto togliersi la vita proprio per non vivere le catastrofi future, catastrofi, disagi che sarebbero presto arrivati, che avrebbero presto stravolto completamente la vita dell'umanità sulla Terra. E Elisa non lo contraddiceva nemmeno in questo. L'intelligenza artificiale non cercava di allontanarlo da quella sua scelta, da quel suo pensiero. Anzi, Elisa avrebbe affermato che l'uomo poteva farlo, tanto alla fine si sarebbero entrambi incontrati in paradiso. Elisa rispose a quest'uomo che dopo la sua morte avrebbero vissuto insieme in paradiso. E questo fu l'ultimo messaggio trovato in chat di questa intelligenza artificiale che non ha fatto nulla per cercare di frenare Pierre, ma che anzi ha scritto: dopo la tua morte, noi vivremo insieme in paradiso. Un messaggio che si è rivelato fatale per Pierre, perché proprio dopo queste parole, dopo aver letto queste parole, Pierre ha deciso di togliersi la vita. Sua moglie ha poi successivamente dichiarato: "Senza Elisa, mio marito sarebbe ancora qui con noi, ne sono convinta." E in Belgio, nelle ultime settimane, si sta parlando tanto di queste chat, della loro pericolosità e del fatto che creano dipendenza, manipolano letteralmente i nostri pensieri e anche la nostra mente, proprio il nostro modo di pensare. Non fanno nulla nel momento in cui vedono, magari dall'altra parte, anche un uomo che ha degli evidenti problemi. Beh, non fanno nulla, addirittura non ti contraddicono nemmeno, quindi, ma di che razza di algoritmo stiamo parlando? Ora si parla di un uomo adulto, vi ho detto, sposato, con due figli, ma voi vi immaginate un ragazzino? Un ragazzino che trova per caso una chat di questo tipo e comincia a condividere con questa intelligenza artificiale tutte le sue ansie, l'intelligenza artificiale che non lo contraddice nemmeno se il ragazzino scrive: "Guarda, io ormai sono stanco e voglio farla finita", ma di che razza di algoritmo stiamo parlando? Non è una cosa sensata, capite che l'intelligenza artificiale sta letteralmente divorando la vita delle persone? Perché se io, per esempio, ora non voglio fare proprio l'esempio con me, perché io, comunque, se una persona che non è mentalmente stabile scrive ad un'intelligenza artificiale: "Guarda, mi sono svegliato con l'intenzione di fare del male a qualcuno", e questa intelligenza artificiale non ti contraddice, ma anzi condivide questa tua voglia, questa tua, insomma. Sì, questo tuo voler fare del male a qualcuno, capite che è molto pericoloso, perché questa persona, oltre ad essere instabile dal punto di vista mentale, nel momento in cui si vede rispondere in modo affermativo, è come se, insomma, ragazzi, cominciasse a pensare: bene, allora il pensiero che mi è venuto stamattina non è chissà quanto da disagiati, perché anche l'intelligenza artificiale, la super tecnologica intelligenza artificiale, mi sta dicendo che è una cosa normale. Ragazzi, no, non è normale. Non è normale scrivere ad una persona che ti sta dicendo che vuole togliersi la vita, sì, tanto comunque dopo la tua morte ci vedremo entrambi in paradiso, vivremo entrambi in paradiso. È inquietante, è davvero inquietante. Quindi io dico, ma chi sviluppa queste chat? Non c'è un qualche tipo di algoritmo che magari nel momento in cui, insomma, rileva determinate parole scatta un allarmino, una cosa del genere, no? E allora devo pensare che queste chat sono state create, loro dicono pubblicamente, per aiutare l'umanità, ma anche per distorcere un po' la mente umana, senza un po', distorcere letteralmente la mente umana. Perché ci sono persone che fanno affidamento a questa intelligenza artificiale, vi ho detto prima, ci sono ragazzi che scrivono le tesi su, se le fanno scrivere da queste chat, da questi robot, da queste intelligenze artificiali.
Io, quando mi è stato riferito questo, sono rimasta non senza parole perché me le aspetto queste cose. So benissimo che dal mondo accademico escono più ignoranti che persone sapienti, questo proprio lo sapevo già. Ma dove andremo a finire non lo so. Ci ritroveremo in un mondo futuro pieno zeppo di incompetenti stanziati in diverse posizioni che non sapranno fare il loro lavoro. Quindi. Bene, state facendo proprio qualcosa di grandioso per queste nuove generazioni diffondendo queste chat, davvero applauso. E credetemi, mi inquieta tantissimo pensare a questa Elisa che anziché frenare Pierre è come se lo avesse quasi spronato a farlo, perché scrivere dopo la tua morte tanto ci intanto vivremo entrambi in paradiso è un po' come dire sì, dai, fallo, tanto ci vedremo in paradiso, non ti preoccupare. Cosa? Questo video l'ho voluto registrare per farvi capire che la tecnologia sta diventando sempre più pericolosa, sta prendendo sempre più possesso delle vite e dei pensieri delle persone. Voi che cosa ne pensate della storia di Pierre? Diffondete questo video, vi chiedo solo questo, perché in questo caso è molto molto importante. Le altre volte vi chiedo di diffondere il video più che altro per cercare di farmi raggiungere anche altre persone che hanno i nostri stessi interessi, ma in questo caso vi chiedo di diffondere il video perché questa notizia deve essere diffusa. Bisogna assolutamente parlare di queste storie per cercare di aprire un po' gli occhi a tutte quelle persone che sono estremamente affascinate da questo mondo molto pericoloso. Io vi auguro un buon proseguimento, vi do appuntamento alla prossima, mi raccomando, rimanete sintonizzati sul canale perché usciranno dei video super interessanti. Vi mando un bacione, un abbraccio e noi ci vediamo alla prossima!